Tre mesi fa parlare di bond, di risposta comune, di debito comune era praticamente impossibile. Oggi non è più un tabù. L'Europa è forte quando si occupa di tutti i paesi. Naturalmente c'è grande soddisfazione sul piano di ripresa. Dovevano essere 750 miliardi e sono 750 miliardi. La delegazione italiana è arrivata qui, come è stato detto. Sul tavolo c'erano 170 miliardi. Stanotte sono tornati con 200. Ma non è solo questa l'importanza che ha avuto l'Italia in questi giorni, perché c'è stata una forte volontà di rafforzare la risposta europea e devo dire, è detta di tutti, che la delegazione guidata dal Presidente Conte con i suoi ministri ha davvero fatto onore a un paese fondatore dell'Unione. Your government has taken bold measures. It required courage. But it worked. And you led the way for other member states. Et je veux, pour commencer, rendre hommage à l'Italie. Mais on sait aujourd'hui que ce sont les autorités italiennes qui ont montré la voie avec des mesures qui ensuite ont été répliquées par les autres gouvernements. In Europa c'è grande fiducia nel governo italiano, nella comunità nazionale che ha dato prova in questo tempo difficile di grande coraggio, di disciplina, di solidarietà. Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, particolari in Italia, ma anche sociali e economici molto alti. You have also taken bold measures to secure jobs, protect companies and limit the damage to the Italian economy. L'Italia ha dato un buon esempio in Europa in questi terribili mesi di crisi. You're going to be the prime minister in charge of G20 during the year of recovery. And I have trust that you would focus on the right priorities. Il piano che stiamo elaborando si articola in tre linee strategiche: modernizzazione del paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere. Dimostrare che dopo l'austerità che ha generato disuguaglianze può esservi un'Europa più forte, vicina ai cittadini, capace di giocare un ruolo come attore globale. Tutto questo senza l'Italia non sarà possibile, questo salto di qualità non potrà compiersi. La scelta di questa location, che è apparsa a qualcuno inusuale, il casino del Bel Respiro, del parco di Villa Panfili, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio, dobbiamo fare in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese. Grazie Italia. Coraggio, Presidente. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.